Il cantautore Davide De Marinis, grazie anche al contributo di 70 amici artisti, ha dato vita ad una canzone di speranza contro il coronavirus. Il brano si intitola Andrà tutto bene, io resto a casa, un lavoro realizzato per raccogliere fondi destinati all'ospedale pediatrico di Formia. Vediamo. La musica per ricominciare, per lanciare un segnale di speranza e per donare. Così è nato l'ultimo brano del cantautore Davide De Marinis, dal titolo Andrà tutto bene, io resto a casa. Un messaggio importante in questa dura fase di emergenza sanitaria, al fine di raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico di Formia. Coinvolti 70 artisti che all'invito di Davide non hanno detto no, come raccontato da uno di loro, Chicco Fabbri. Mai come in questo periodo la musica viene chiamata in causa per portare sollievo alla gente che si sente altrimenti dimenticata. E in questo caso gli artisti nazionali hanno risposto all'unisono con un coro ben preciso che vuole anche essere un grido di speranza, perché con il famoso hashtag Andrà tutto bene. Si vuole anche portare un'azione positiva. In questo caso noi stiamo lavorando tutti insieme, quindi 70 artisti italiani, ci siamo voluti chiamare gli amici di Davide, grazie a Davide De Marinis, per iniziare una raccolta fondi e destinarla all'ospedale pediatrico di Formia. Andremo a raccogliere soldi, detti in maniera spicciola, per acquistare dei respiratori proprio destinati ai bambini, quelli che mi auguro non avvenga mai, non avverrà mai, però quelli che avranno necessità appunto di un respiratore per questo maledetto coronavirus che ci sta, devo dire, oltre che preoccupando, anche decimando la città. Come siete riusciti a coinvolgere 70 persone? Ma guarda, noi siamo sempre in contatto tra noi perché, come diciamo, abbiamo necessità di trovare un leitmotiv che comunque ci unisca. In questo caso Davide De Marinis, che è colui che ha inventato, oltre che la canzone, anche la cordata di artisti, ci ha telefonato personalmente e ci ha coinvolti nel cantare insieme a lui il riff appunto della canzone. E da lì poi è nato il progetto di gli amici di Davide proprio per fare ascoltare il nostro grido di solidarietà nei confronti dei bisognosi. Voi avete avuto anche il patrocinio della Nazionale Italiana Cantanti? Sì, patrocinio della Nazionale Cantanti e in particolar modo la partita del cuore e Umanità senza confini ONLUS. Quindi devo dire che il progetto e soprattutto chi insieme a noi lo ha sostenuto ci ha creduto e ci sta credendo fino in fondo proprio per far sì che la nostra umanità venga fuori nel lato migliore. A questa raccolta fondi potranno partecipare anche tutti coloro che in questo momento sono davanti ai teleschermi, perché basta andare a cercare Davide De Marinis, Andrà tutto bene, per scaricare la canzone. E quell'euro e 30 che si raccoglierà sarà appunto devoluto in beneficenza. Bene, allora non ci resta che ascoltare questo brano. Grazie mille. Io colgo ancora l'occasione per augurarvi tanta salute e mandarvi un saluto fraterno, un abbraccione virtuale, augurandoci di potercelo rivolgere davvero gli uni con gli altri in maniera vera, fisica. Grazie, grazie Monica Grazie a e voi. soprattutto grazie a TLT. Tutto bene, che tu...